Il 9 gennaio 2020, il team della missione della NASA Lucy ha scoperto che la sonda non incontrerà 7 asteroidi come previsto, ma 8. Euribate, uno degli asteroidi troiani a cui Lucy ha promesso una visita, possiede infatti un satellite, una piccola luna, che gli orbita intorno. Trovare questi piccoli nuovi mondi prima che Lucy venga lanciato nel 2021 significa avere la possibilità di studiarne le orbite e pianificare osservazioni dettagliate durante i sorvoli ravvicinati. Gli scienziati avevano quindi deciso di osservare con il telescopio spaziale Hubble tutti gli obiettivi di Lucy, per cercarvi satelliti e anelli intorno. Non è stato trovato alcunché fino a quando alcuni tentativi artigianali di regolazione del contrasto e della luminosità delle immagini grezze per eliminare i disturbi hanno rivelato la presenza di una debole macchia a fianco del luminoso Euribate. E cosa ancor più determinante, due giorni dopo la stessa macchia si trovava in una posizione leggermente diversa. Altri 3 tentativi di osservazione hanno portato a individuare il 3 gennaio 2020 un nuovo corpo, chiaramente visibile sebbene circa 6.000 volte meno luminoso del corpo principale. Gli astronomi non hanno dubbi, si tratta di un piccolo satellite orbitante. Piccolo perché la sua debole luminosità tradisce un diametro al massimo di 1 chilometro. Euribate, per confronto, è largo 64 chilometri. Il nome del nuovo arrivato, approvato dall'Unione Astronomica Internazionale, è Keta, in onore di Enriqueta Basilio, velocista e ostacolista americana, nonché prima donna ad accendere la fiaccola olimpica. Euribate è il più grande frammento di una fragorosa collisione di asteroidi avvenuta miliardi di anni fa. Anche Keta potrebbe essere un residuo, un po' meno fortunato, dello stesso evento. Hubble oggi e il flyby della sonda Lucy domani continueranno a indagare la formazione degli asteroidi troiani, corpi situati in precisi punti di equilibrio e tirati in egual misura da Giove e dal Sole, ma anche la relazione di Euribate con il suo nuovo, piccolo compagno.